Buongiorno con Officina Stampa e benvenuto al sindaco di Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni. Sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo. Insomma, l'avevamo detto che portavamo fortuna anche noi con Officina Stampa. No, complimenti per i risultati elettorali. Ecco, com'è adesso, dopo qualche giorno di distanza? Allora, che dire, è un ruolo sicuramente importante, un ruolo di rispetto nei confronti della comunità tutta. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, già siamo partiti, chi più chi meno, siamo già all'interno di quello che è il municipio di Rocca di Papa, cercando di fare qualcosa di efficiente per quel che sarà una di quelle delle città della provincia di Roma che merita di risorgere dalle sabbie mobili nelle quali si è ritrovata nell'ultimo decennio, se non ventennio. Questo è fondamentale. Quello che mi ha colpito di te, sindaco, in campagna elettorale è proprio la passione per Rocca di Papa, però poi lo vediamo. Adesso vediamo le aperture di oggi, iniziamo dalla verità. Leonardo ha dato a D'Alema dei documenti classificati. Adesso vediamo questa inchiesta quanto tiene banco sui giornali, vedo più quelli di destra che gli altri che snobbano un po' la questione dopo aver dato le agenzie. Il Messaggero, smart working fino a dicembre solo nel privato, adesso ci stanno le ultime proroghe, quelle da Covid, e poi si torna tutti in ufficio. Il Fatto Quotidiano sul ponte, un regalo ai privati, PNRR, errore, abolire i controlli. Ora ne parliamo un po'. Insomma, le aperture un po' politiche, un po' no. Si deve tornare a lavorare, insomma, dice io non ho mai smesso. Ma io personalmente ho una mia azienda, do lavoro quotidianamente a 5 dipendenti, dei quali ne sono veramente fiero, sono persone responsabili. Noi nel nostro settore non siamo stati mai in smart working. Ma in vacanza. Assolutamente, per quel che riguarda a livello generale penso che sia arrivato il momento di ripristinare il tutto come era nel periodo pre-Covid, di riportare le persone a lavorare nei posti di lavoro, sul luogo di lavoro, cercando di muovere nel migliore dei modi, far ripartire il commercio e riniziare a fare una vita pressoché normale e serena all'interno sia dei posti di lavoro ma nelle famiglie stesse. Io dico, no, a livello nazionale si continua, l'ho detto l'altra volta con la sindaca di Zagarolo, si continua a perdere tempo con queste battibecchi politici, la RAI che si svuota e adesso le inchieste su D'Alema e Profumo che escono fuori, cioè a seconda del colore del governo escono fuori queste cose qua. Io credo invece che per l'Italia bisogna parlare di PIL, bisogna parlare di crescita, di turismo, perché è un momento, penso, positivo che si possa cogliere, giusto? Ma assolutamente concordo con te, dati alla mano si vede che l'Italia a livello nazionale il PIL sta aumentando, stiamo facendo un ottimo lavoro, io sono un esponente, un militante di Fratelli d'Italia e ci tengo a precisarlo e sono iper sicuro che il governo Meloni, grazie alla Premier e grazie anche ai ministri che sono all'interno dello stesso, stanno facendo un ottimo lavoro. Ci vuole tempo per lasciare un segno, ma l'impressione che hanno gli italiani, che ha il sottoscritto e penso tante altre persone, è fondamentale. Si vede il lavoro che insomma quotidianamente stanno portando a termine. Più che i battibecchi penso che gli italiani abbiano bisogno di certezze, concretezze, esatto. E sarebbe ora che il commercio possa ripartire veramente in maniera imponente. Allora, qua abbiamo i migranti, il nuovo piano UE. Migranti è un tema molto delicato, anche della sicurezza. Sappiamo che a Rocca di Papa comunque c'è un centro accoglienza che è quello di Mondo Migliore, che sta insomma ai piedi però sulla Via dei Laghi. Assolutamente. Io l'ho detto sia in campagna elettorale, l'ho detto anche in tempi non sospetti quando ero sia presidente del Consiglio Comunale che consigliere comunale. Ci tengo a precisare, dopo gli ultimi fatti accaduti di un paio di giorni fa, che c'è stata una rissa abbastanza imponente all'interno dello stesso tra due etnie diverse, tra egiziani e un'etnia, se non erro, di pakistani. Sì.
non tollero assolutamente tali comportamenti, mi sono recato subito sul posto, ho accertato e adesso di concerto sto facendo degli incontri e per la prossima settimana avrò un incontro con il prefetto per cercare di limitare al massimo quelli che sono i disagi, innanzitutto per le persone che abitano antistanti al CAS, al Centro Accoglienza Straordinaria di Mondomigliore, ma anche per i vari ragazzi che urlano, schiamazzano, giocano, girano, bevono, buttano bottiglie all'interno della nostra città che non tollero assolutamente. Io sono una persona pagata, vengo da una famiglia sana dove mi hanno insegnato i valori, quindi città che vai, nazione che vai, cultura che trovi, sono i benvenuti se loro avranno intenzione di collaborare, di integrarsi all'interno di quello che è il progetto Italia, altrimenti sarà brutto dirlo, ma bisognerà prendere dei provvedimenti. L'altro giorno sono stati dei ragazzi che sono stati disturbati, sia una bambina che un ragazzo appena 12enne, se Questo non non va erro, bene. sono stati praticamente presi di mira da quelle tre persone di colore che credo che siano anch'essi di nazionalità egiziana, e ciò è accaduto, una di queste scene l'ho vista io con i miei occhi e non è assolutamente tollerabile. Capisco il perbonismo di alcune frange di persone che comunque sia fanno della politica un loro gioco, un loro passaggio, ma non è Non si può normale, speculare non su si può questa speculare cosa. su queste persone, vanno aiutate, ma ce ne sono molte che secondo me andrebbero addirittura rimpatriate. Anche perché, sindaco, permettimi di dirlo, c'è una notizia che fa raccapricciare di oggi, richiesta d'asilo respinta, siriano accoltella quattro bambini nel passeggino. Questo assolutamente siamo... No, assolutamente, guardi, non è la mia estrazione politica che fa di me, o meglio ancora che lascia parlare né in queste condizioni nei confronti, come vi ripeto, di persone disagiate, ma qui stiamo veramente rasentando il ridicolo e è un'assurdità. Ce ne sono molte di persone che vengono dalle nostre parti chiedendo asilo politico quando magari vengono da posti dove neanche ci sono Questi guerre, quindi neanche strumenti. avrebbero il diritto di essere richiedenti asilo politico. Un'altra nota negativa, io mi trovo ad essere tutore all'interno anche del centro di Mondomigliore di 11 minorenni. Oramai loro hanno capito benissimo il meccanismo Italia, come funziona, e non va assolutamente bene. Ci sono ragazzi che arrivano a Lampedusa spacciandosi per maggiorenni, e poi vengono, come vengono trasferiti tramite cugini, per amici, altri dicono che hanno una famiglia al seguito e poi magari sono cugini di secondo o terzo grado e lì non c'è parentela familiare che tenga. Una volta poi arrivati al CAS, vanno loro direttamente in prefettura perché ormai hanno capito bene la procedura da effettuare qual è, e di conseguenza devono essere tutelati e spostati in centri per minori. Ma questo modus operandi secondo me non va bene, mi dispiace, ma anche il governo Meloni si trova con le mani legate in merito, e ci sono molte di queste persone, mi dispiace ribadirlo, che pensano che Rocca di Papa, io parlo innanzitutto per Rocca di Papa, e l'Italia intera possano essere terra di conquista. Non va assolutamente fatto ciò, devono rispettare i luoghi dove vanno, devono rispettare le nostre culture. Ma innanzitutto, parlando per Rocca di Papa, devono rispettare i miei concittadini, i quali sono tutte persone buone, a parte le estrazioni politiche, chiunque sia di centro, destra o sinistra, ma non meritano assolutamente che vengano presi oggetto, presi di mira loro e i loro figli da queste persone che purtroppo sul territorio più di qualcuno ha creato problemi in passato. Quindi faccio il sunto da cronista, sarà oggetto, credo, del colloquio presto con il prefetto, il neoprefetto che si è appena insediato e che già, insomma, è a conoscenza di certe delicate dinamiche, di questi centri di accoglienza, e anche perché c'è un esubero rispetto al numero, che dovrebbe accogliere. Siamo sui 300 e qualcosa di persone che devono essere accolte, lì c'è sempre l'esubero, c'è sempre disordine. Abbiamo parlato anche con i residenti e prima di noi te, sindaco, e sono stanchi di vedere nelle loro case, attraverso i giardini. Ad oggi sono addirittura 530. Ecco,
è un dato di Ti abbiamo fatto. dato, insomma, Dato di qualche fatto, ho numero. parlato io con il Ecco. direttore della Croce Rossa, mi sono recato lì, mi sono Che trattenuto per un gestisce la po'. Croce Che Rossa? gestiscono loro questo centro degli oblati, ma cosa importante, ho voluto fare un giro all'interno del centro, che una volta era un punto di riferimento, sia Certo. a livello di persone che venivano in viaggio nei nostri posti, persone comunque sia molto riconducibili al sistema ecclesiastico. E ad oggi vedere quel centro, chiamiamolo questo CAS, che una volta era un albergo di tutto rispetto, ridotto in quelle condizioni, mi fa male, mi fa male il cuore, e penso che ci vorrebbe da parte loro, che vengono ospitati, un po' più di educazione e dignità, perché non è, come ho Assolutamente. detto poc'anzi, la terra di conquista di nessuno. L'Italia va rispettata, devono rispettare le regole, le normative vigenti, e devono essere persone educate in merito, affinché ci sia una sana convivenza o rispetto tra le parti con coloro che trovano già a viverci E all'interno. su questo punto l'abbiamo snocciolato, andiamo avanti. Rocca di Papa. Rocca di Papa è uno splendido borgo incastonato proprio nel verde dei Castelli Romani, nel parco, ma può andare meglio con i collegamenti, ma si parla di questa funivia da tanto tempo. Che ci dici, sindaco? Ma cosa dire, questo sappiamo bene che è un punto molto particolare, che io ho trattato più volte. Rocca di Papa non abbiamo solo l'aria frizzantina, il panorama e le belle persone che la vivono. Buongiorno. Buongiorno. Caffè? Due caffè, Io vorrei un caffè. Ha grazie al sospeso? Blackjack che si Aiuto. ospita. È sempre il nostro consueto caffè che è Officina Stampa Sindaco, noi ci prendiamo Con chiacchierando. molto piacere. Quindi, ritornando al capitolo Rocca di Papa, io penso, come stavo dicendo, che Rocca di Papa è una bellissima città, la comunità, i concittadini che ci vivono sono tutte persone, secondo me, belle persone che vogliono anch'essi il bene di Rocca di Papa. Purtroppo è stata un po' tralasciata negli ultimi anni, come abbiamo detto quando c'è stata l'introduzione di questa puntata, ma sarà fondamentale ed obbligatorio ripartire dai valori veri che ci sono. Quindi i valori veri sarà l'ascolto con i cittadini, il sapersi confrontare, far capire a loro che il municipio sarà la casa di tutti, quindi accetteremo consigli, proposte, valuteremo tutto ciò che ci potrà aiutare a snellire le pratiche burocratiche all'interno degli stessi e cercare di rilanciare il centro storico. Rocca di Papa è la finestra sulla città eterna, non mi stancherò mai di dirlo. Ma perché la finestra? Cioè, quanto dista da Roma? Ma il Perché? No, io scherzo perché lo so. versante dove affaccia Rocca di Papa sappiamo bene che è un versante dove si riescono a vedere la campagna Vero. romana, le sculture di Roma, le bellezze storiche, si vede il Colosseo, si vede San Pietro, si vedono tutti i monumenti che hanno fatto storia e ancora la continuano a fare. Visti moltissimi turisti che la vengono a visitare. Stavo sentendo dei dati l'altro giorno al Colosseo, 30.000 persone al giorno la vanno a visitare. Rocca di Papa oggi ha 4 milioni di abitanti, io spero di cercare, anzi anche con tour operator, di collaborare e di fargli scoprire Questo è quella, interessante, assolutamente, un tour operator gli fa scoprire una delle città più belle dei Castelli Romani, della provincia di Roma, scusatemi, ma non posso non dirlo anche della regione Lazio intera, una città è fantastica, come sta Roccata, un paesaggio turistico molto carino, però che deve essere riscoperto. Il turismo tutto potrebbe veramente rilanciare, perché io punto molto anche sull'enogastronomia. Abbiamo diversi ristoranti, Castelli quella Romani, dei insomma, Castelli dai. Romani, sappiamo bene che anche ad Ariccia, Frascati, Albano, Genzano, i nostri cugini castellani, siamo specialisti per quello che è l'arte culinaria, quindi l'enogastronomia bisognerà puntarci molto, però per quel che riguarda Rocca di Papa, perdonatemi, ma il capitolo È amore puro, vedo per me è qua. amore puro. Sindaco, come chiedo a tutti gli altri sindaci, fate Assolutamente. rete veramente, perché io sono 18 anni che scrivo e 18 anni che dico sì, facciamo rete, tutto a posto, poi ognuno guarda il suo orticello e qua siamo i più belli e più bravi. Si riesce a fare un po' squadra, anche perché, voglio dire, Allora, siete tutti giovani, io quasi tutti quando, giovani. assolutamente, io adesso dopo
che sono stato eletto sindaco, ho ricevuto messaggi da molti sindaci dei territori limitrofi. Ci sono stati Bene. sindaci che sono venuti alla chiusura della mia campagna elettorale, tra cui Stefano Cecchi di Marino, Gianluca Tutti i Staccoli. nostri ospiti. Assolutamente, sono venuti in molti a complimentarsi con me, gli altri non ci siamo visti, mi hanno mandato dei messaggi e quello che hai detto adesso tu, Chiara, penso che sia fondamentale. Avere un rapporto di sinergia tra i Dai. comuni, ma poi tra comuni confinanti lo ancora di più, sarà fondamentale comunque sia vedere le problematiche che poi vuoi o non vuoi saranno e sono molto simili sui territori e cercare di chiudere magari il cerchio aiutandosi a vicenda. Io sarò disponibile e sono a disposizione. Ottimo. Invece per quel che riguarda il tema della funicolare, in tutta sincerità, se fossi stato io il sindaco nell'ottobre del 2013 avrei declinato l'invito della regione, sono stati spesi, se non erro, quasi 15 milioni di euro versati dai E contribuenti. quindi E i io con quei risultati? risultati che ad oggi ancora è ferma, l'altro giorno stavo vedendo da un'infiltrazione dovuta a una perdita sulla terrazza, Altri si è soldi. staccato un pezzo di cartongesso, sono passati ben lunghi 10 anni e la situazione è ancora quella, una situazione statica, una situazione che secondo me andrà ad oggi cercata di, andrà discussa, andrà portata sui tavoli importanti di quello che sarà i tavoli della Regione Lazio per quel che riguarda l'assessorato di competenza, mobilità e trasporti, dicendogli che sarà da aprirla per forza, ma con quei soldi spesi fino ad oggi per un progetto che quando partirà già sarà vecchio, avremo i binari arrugginiti, le carrozze che comunque sia non Esattamente. saranno più quelle d'epoca, ma carrozze stile serbatoio dell'acqua, cercheremo di farla partire uguale per far sì che diventi un'attrazione, ma con 15 milioni di euro io personalmente Ci avrei fatto altro. Assolutamente, avrei sistemato case per le famiglie indigenti, avrei cercato di fare qualche alloggio popolare e in più avrei sicuramente risistemato tutto il centro storico, ricollegandomi a quello che avevo detto prima, ridonando un sorriso alla comunità per chi ci vive, cercando di riportare il turismo, che è la cosa fondamentale per dare vita alla nostra città. Però io credo che condividi, sindaco, questa cosa che dico. Ora la funicolare c'è, i soldi sono stati spesi, portiamola a compimento anche perché in molti borghi, in molti paesi è attrattiva turistica. C'è, si sono spesi troppi soldi, secondo me, e quindi adesso facciamola funzionare, anche perché ho promesso anche ai sindaci dell'altra area, della provincia nord di Roma, quindi da Anguillara a Bracciano, Castelnuovo, oggi c'è un articolo pure su queste cose che stai dicendo tu. Sono troppi anni che ci sono dei progetti, loro aspettano il raddoppio della ferrovia da troppi anni e oggi insomma ne è un articolo sul Messaggero a mia firma. Diamoci una mossa, c'è la regione, c'è la mobilità. Assolutamente, questo ecco, volevo ricalcare questo passaggio che è fondamentale e sarà fondamentale per la città di Rocca di Papa perché oggi con gli scenari che sono accaduti a livello nazionale nel settembre del 2022, a febbraio 2023 sappiamo bene che il centrodestra governa a livello nazionale e regionale e questo può far sì che per Rocca di Papa sarà una filiera importante da seguire, sarà un passaggio, un selciato da proseguire. Purtroppo a Rocca di Papa non aveva mai governato il centrodestra, oggi finalmente sono fiero ed orgoglioso che l'amministrazione targata Calcagni Massimiliano potrà per la prima volta dire che anche Rocca di Papa ha un'amministrazione di centrodestra. Spero che sarà un'amministrazione che potrà fare qualcosa di importante, perché con gli scenari, come abbiamo detto poc'anzi, che si sono verificati, potremmo avere veramente un rapporto con gli organi sovraccomunali e snellire, sveltire magari pratiche burocratiche che nei tempi passati magari sono rimaste nei cassetti, cercare di dare ai miei dirigenti nel comune stesso un rapporto collaborativo con i dirigenti regionali per far sì che ci sia un indirizzo politico altrettanto importante e che si Questo è possano snellire fondamentale. quelle che magari una volta erano lasciate nel dimenticatoio e Rocca di Papa era sempre, magari diciamo tra virgolette, passata in un secondo piano. Oggi spero che Rocca di Papa ritorni a ricoprire il ruolo di elite che merita e non sia più nei bassi fondi o nelle ultime zone di quelli che sono i 121 comuni della provincia di Roma. Sindaco, hai
condivido quello che stai dicendo, da politico ovviamente ha più enfasi, io dico però stiamo attenti, non buttiamo il bambino con l'acqua santa, certe cose sono state avviate che si portino a compimento perché poi i cittadini ne pagano le spese e sono loro che direttamente no, contribuiscono, ci sono tante cose, tanti progetti che vanno ripresi, avviati, continuiamoli per il bene della comunità. Assolutamente sì, in tempi non sospetti avevo anche parlato con Veronica Cimino, ci tengo a precisare che quello che è il lavoro fatto, iniziato da Veronica Cimino, assolutamente verrà portato a termine dalla nostra giunta che, come vi ripeto, ancora va formata, ma abbiamo sicuramente usciremo fuori con una squadra di valore, di spessore, con persone in grado di soddisfare le esigenze. I consiglieri eletti dal popolo sovrano sono persone che hanno come me un unico scopo, il bene di Rocca di Papa, ma cosa fondamentale, le progettazioni, il tempo perso dalla passata amministrazione, noi faremo in modo tale che non sia stato tempo perso solo per noi, ma cercheremo di portare a termine i progetti importanti, che non sarà il progetto di Massimiliano Calcagni e della sua squadra, ma come ho detto in tempi non sospetti, la mia vittoria è stata la vittoria del gruppo e la vittoria di Rocca di Papa, quindi proseguire i progetti dell'amministrazione Cimino sarà fondamentale e giusto che avvenga. Io te lo chiedo, ma tanto so quale sarà la risposta, abbiamo qualche anticipazione sulla giunta, sulla composizione della squadra? Dormite perché... Ma che dire, se ne sono sentite tante in questi giorni, mi sono stati proposti assessorati da molte persone, io sono una... Si avanza un posto, insomma. Assolutamente. Sono a disposizione. Hai detto bene, molte persone... Scherzo ovviamente, scherzo. Molte persone mi hanno detto questo, si avanza un posto. Quindi sono stato inondato di quante chiamate. Deleghe ci abbiamo? No, sono stato inondato di chiamate e telefonate, ma io quello che voglio fare, cercherò di fare insieme alla squadra, è cercare di mettere dei ruoli tecnici importanti all'interno di quelli che sono i punti fondamentali del comune stesso, altrimenti dare assessorati in base al bottino dei voti presi secondo me non è un modus operandi che riguarda la mia persona. Io, come sappiamo bene, torno a ripetere, sono un sindaco di centrodestra, sono una persona che crede ai valori della famiglia, ai valori della vita, ai valori in generale, ma quella cosa più importante oggi è che io amo Rocca di Papa profondamente, ci vivo da, ecco, il 3 luglio sono 48 anni che ci abito e penso a fare solo ed esclusivamente il bene della città. Ci tengo a salutare un mio caro amico che mi ha dato la possibilità di trovarmi in quello che è la politica locale. Io nel 2016 fui il primo dei candidati eletti, diventai presidente del Consiglio, questo grazie ad Emanuele Cressini, ci tengo a ricordarlo perché come me era padre e figlio, era una bravissima persona, un mio carissimo amico. E domani 10 giugno sappiamo bene che è una data storica per Rocca di Papa, sono 4 anni dall'esplosione. Una data che non avremmo nessun cittadino avrebbe mai voluto ricordare, o meglio ancora 4 anni fa avrebbe mai voluto assistere a tale tragedia, una tragedia che ancora oggi ha lasciato segni nella comunità di Rocca di Papa. Detto ciò, l'ho voluto ricordare oggi Emanuele Cressini perché non mi sarei mai, e dico poi mai, permesso di ricordarlo durante la campagna elettorale per accimolare 30-40-50 voti. Quindi ad oggi lo ringrazio ancora, lo saluto e mando un bacio ovunque lui sia. Grazie, grazie sindaco, non aggiungo altro perché Emanuele Cressini è anche nel nostro cuore e lo conoscevamo, insomma, e mi unisco a questo dolce saluto. Grazie, grazie per essere stato con noi, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui con Officina Stampa. Grazie a voi.